L'elettrodotto di via Prenestina e via Massarenti non sarà interrato, ma sarà delocalizzato in una zona agricola definita zona Cuscinetto, fuori dal centro abitato. Il braccio di ferro, durato ben oltre un decennio tra gli abitanti delle zone sulle quali insiste l'elettrodotto, le varie amministrazioni comunali e la società Terna, Rete Italia, sembra dunque concludersi con una soluzione che punti alla riqualificazione urbanistica delle zone interessate dai tralicci e d'altra parte riesca a fugare il timore di inquinamento elettromagnetico con il quale per anni hanno convissuto diverse centinaia di famiglie. L'impegno di Terna è quello di realizzare una nuova rete elettrica più moderna, i cui parametri di impatto ambientale sono decisamente al di sotto di quelli stabiliti dalla normativa nazionale. Le rassicurazioni e l'illustrazione del progetto di delocalizzazione dell'impianto elettrico provengono da un incontro pubblico tenutosi con i rappresentanti di Terna e dell'amministrazione comunale, nel corso del quale hanno potuto esprimersi anche i cittadini e i rappresentanti dei vari comitati che da anni lottano per l'abbattimento di quello che è stato definito un ecomostro. Quando si parla di questi temi le sensibilità sono alte, però noi dobbiamo ascoltare, capire la migliore infrastruttura possibile che possiamo ottenere con i maggiori margini di sicurezza e nonché di convivenza, ecco, diciamo così, col territorio. Per questo siamo fiduciosi. Direi che si incontrano in questo investimento le esigenze del territorio, cioè di questa convivenza con questo elettrodotto, con la nostra e quindi anche dei cittadini esigenza di migliorare il sistema elettrico, di metterlo in sicurezza. Questo intervento, quindi, questa sinergia ci consente da un lato di ammodernare l'elettrodotto, dall'altro nel contempo lo spostiamo. Lo andiamo a collocare in un'area ovviamente molto meno densamente antropizzata, che è stato oggetto di un processo di concertazione con l'amministrazione e quindi un protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti. I cittadini che sono collocati vicino alla linea esistente sono tutelati con un valore di 10 microtesla. Quelli che saranno invece avvicinati alla nuova linea saranno tutelati 3 volte di più, perché sarà rispettato il valore di 3 microtesla, che ripeto essere la normativa più restrittiva al mondo. Quindi siamo molto tranquilli su questo aspetto. Non sono pericolosi? Assolutamente no.